Signori, buonasera, benvenuti qui di nuovo su Days Gone. In vostra assenza io mi sono liberato il mondo e quando dico il mondo intendo proprio il mondo. Infatti è tutto pacifico, ho fatto tutto, missioni secondarie. Poi volevo registrare, me ne hanno date altre, ho fatto pure quelle altre. Ci rimangono due missioni principali. Abbiamo la prima, dobbiamo ritornare a Monte Oliri a recuperare la moto di Armando. Oppure questa qui che dobbiamo rintracciare una squadra di ricerca della Nero. Ovviamente io prima mi andrei a fare quella che sembra più semplice, ovvero quella lì di prendere la moto di Boozer. Comandante, ha ucciso L'unico. un cervo e ha portato qui la carcassa. Eccovi, Yakult. Ehi, L'unico aspetta. dubbio che potrei avere è semplicemente quello che, onestamente, se poi ce la dobbiamo fare a piedi per recuperare di nuovo la nostra moto. Ecco, questo è l'unico dubbio. Comunque, non mi voglio perdere in troppe chiacchiere, noi ci vediamo direttamente quando arrivo fra 35 anni. Comunque, ragazzi, approfitto per farvi gli auguri di buon anno. Io sono stato un po' molto assente sui social, i video che sono usciti infatti di Days Gone erano video che avevo registrato e ho pubblicato appunto in questo periodo e a me come sempre mi interrompono perché la mia vita è proprio una merda. Comunque non vedevo l'ora, raga, di riprendere la registrazione. Io vi ricordo che appena finiamo Ehi, Days hey, mi Gone sono curato. iniziamo. Né, non si può Ehi, hey, fare. sì, sto Oddio, bene. oh, raga, Certo, vedete ero queste qui? Ho terrorizzato. appena scoperto che non sono dei lupi, sono dei cazzo di lupi Sì, ho mannari. sentito che per te. Sono praticamente dei lupi zombie e Certo, sono ero veloci terrorizzato. quanto la moto. Certo, a dopo, Ricky. Potrebbe essere un problema avere questi lupi tra i coglioni. E noi ce li abbiamo, come sempre. Oh, porca puttana, non l'ho vista, non l'ho vista, non l'ho vista. Minchia, ma manco lui l'ha visto quando vedo la macchina. Minchia, come c'è andato a sbattere. Io guardavo indietro, ma lui. A volte, raga, ok il tempo che si risparmia, però a volte conviene non usare i viaggi rapidi proprio perché ti consuma più benzina del previsto. Conviene in base a dove vi spostate. Tipo, se per andare qui potevo farlo e che non me lo facevo fare perché qua, bene o male, abbiamo la benzina. Sì, Oddio! prendilo, avanti! La puttana, raga. Sono Devo morto. ricaricare. Sono morto. Devo ricaricare. Pensavo fosse un duro, Oh, e per invece. risparmiare un colpo di cecchino, mi sono fatto inculare malissimo, raga. Senza considerare che quale munizioni potevo recuperarle. Sono un coglione. No, vabbè, dai, io per. No, guarda, io. Ok, dopo mille miliardi di bestemmie siamo arrivati, raga. Siamo qui a Monte Oliri e adesso dovremo recuperare la moto di Boozer. Siccome non so se c'è un filmato o meno, io farei benzina. Potrei fermarmi a fare il pieno. Così, se dovessimo ritornare qua a riprendere la moto, Serviva poco. quantomeno ce l'abbiamo piena. Anche perché molto probabilmente ci faranno fare in base all'avamposto il recupero della moto. Pagheremo dei Devo soldi, finirla per vedere. però almeno quando la recuperiamo, almeno è full di benzina, no? Prima di prendere la moto, un attimo che qua è sempre pieno di Tutto pronto. risorse, faccio un po' il pieno. Io in vostra assenza comunque facendo quelle cose mi sono rifornito abbastanza, però siamo sempre un pochino così di proiettili e qua sopra ce li abbiamo. Stiamo usando in questo momento sempre il solito assalto al posto della secondaria. Ho rimesso il fucilozzo, anche se è proprio un aggiollo, ogni volta che lo uso me ne pento poi di usarlo. Ehi, ho un regalo per te. Ma che cazzo? Hai recuperato la mia moto? Non volevo che Cope la prendesse e la smontasse. Cristo, Dick. No, l'ho fatto soprattutto per, sai, per i pezzi di ricambio. Per come sei messo non ti serve. Merda. Grazie, amico. È ciò che più mi manca. Correre sulle strade. Certo, ora è senza una mano, raga. Dura. Penso Dick, che. Eddie mi ha solo chiesto di riferirti che ha pagato degli uomini perché riportassero indietro la tua moto. È all'officina meccanica. Oh! Come? Prego, Dick. Ricky, chiudo. Oddio, bella notizia! Porca puttana, io già mi immaginavo i soldi che dovevo spendere o i chilometri che dovevo fare. Godo. Grazie, Ricky. Sarò qui se hai bisogno. No, raga. No, raga.
Ma guarda Sai dove qua. trovarmi? Ehi, Deacon. Una bestia di moto e abbiamo pure il pieno. Abbiamo pure il pieno, attenzione. Va bene, ragazzuoli, fatto questo, possiamo dedicarci finalmente alla missione principale. Cioè, questa qui era una missione principale, però sapevo che sarebbe stata molto breve. Allora, dobbiamo andare lì a rintracciare la Nero. Vediamo cosa succede, se riusciamo a scoprirci qualcosa dietro tutto questo. E poi spero che continuiamo, diciamo, il progetto di chiudere le caverne con il tritolo che avevamo visto negli episodi precedenti con Iron Mike. Vediamo che succede, noi ci vediamo direttamente al punto. Diamo il NOS. Oddio, San John, Marco manda chiamata in raga, San John. l'avete visto che ho schivato un palo così? Ricordi. Cazzo, ho saltato il dialogo. Vabbè, siamo arrivati. Vediamo che succede, raga. Dovrebbe farsi molto interessante sto gioco. Non so a che punto del gioco siamo. Penso che siamo comunque dopo la metà del gioco, mi auguro. Cos'è? Perché ci sono due scatole? O'Brien, sono vicino a un radiofaro, quello di Camp Creek. Non vedo nulla qui. Aspetta. Ok, una squadra sarà lì a breve. Conosci le istruzioni, chiudo. Sì, conosco le istruzioni. Cercare di non finire impallinato mentre faccio la spia per te. St. John, chiudo. Però è meglio che O'Brien ci dia delle risposte, ragazzi, se no ci tocca passare alla vasellina. Sì, allora cos'è successo? Insomma, l'ultima volta sembravi sul punto di fartela addosso nella tuta. Niente, te l'ho detto. Ci sono uomini sopra di me che vogliono tenerci all'oscuro. Mi sono esposto troppo. Ho rischiato di farmi scoprire. Ma non servono un Sai cazzo cosa? questi Non me ne scatti. frega un cazzo. Io voglio solo informazioni su Sara. Dimmi quando l'area è sicura. Whitaker, ho chiesto a qualcuno di indagare, ma non è facile, serve tempo. Devi avere pazienza. Ah sì? Non che abbia molta scelta, vero? Quella squadra di ricerca non fa parte della mia unità, quindi non posso tracciarla dopo l'operazione. Devi. Piazzare un rilevatore sull'elicottero, sì, ho capito. In più vuoi informazioni sul genio con la tuta d'astronauta, ok? Altro? Sì, vedi di non farti sparare. L'alice trasmittente era ancora accesa prima. Ma non devi sentirti un guardone. Considerala un'indagine sul nemico. O'Brien, chiudo. Vecchio, preoccupatevi, ci sono io qui fuori a rischiare il culo. Eccoli lì, una manica di soldatini di stagno che marciano E via. piazziamo il radiofaro, in teoria non ci hanno sgamato e non so come perché quello lì era girato verso di me, ma vabbè. Ok, adesso grazie al sassolino tattico distraiamo il nostro buon uomo. Non troppo, credo. Doc si è fatto suo. Però ti devi girare, non devi rompere il cazzo. Si gira l'altro. Sì, ma questa volta spero che otteniamo delle risposte. Ci siamo. Nota operativa 2068. Il soggetto evidenzia la morfologia delle infezioni al secondo stadio. I tendini delle mani sono meno contratti, mentre le unghie sono poco acuminate, come se mangiate di recente. Inoltre, il soggetto indossa monili e abiti in uno stato migliore rispetto a. No, chiedo scusa, non ho potuto fare a meno di ascoltare. Ah, l'aspirante biologo con cui Pensavo mi stavo aveva parlando. visto. Già, sì, più o meno. Dice che indossava dei monili. Che significato potrebbe avere? Queste creature vivono Cos'è allo stato? stato brado da 2 anni, scontrandosi tra loro e aggredendoci. Metti un orologio d'oro a un babuino, liberalo nei boschi per 2 anni e vedrai che Non ti succede. allontanare. Ok, credo d'aver capito. Questo orologio è come nuovo. Davvero, quindi. Quindi, questo esemplare ne ha avuto cura, oppure ha iniziato a indossarlo. Di recente. Porca vacca, pensavo fossero tutti, come dire. Schizzati senza controllo. Sì, è così, ma proprio come un malato di demenza senile allo stadio terminale può mostrare attimi di lucidità, così gli infetti al secondo stadio possono conservare qualche scampolo di memoria. Sul serio? Sul serio, osserva i suoi abiti. Sostanzialmente puliti, no? Beh, più o meno, ma rispetto al campionario di feci e urina del furioso medio. Già bello schifo. Fai indossare lo stesso Qualcun paio di altro l'ha calzoni a un sentito? babuino per 2 anni. Santo cielo. Ti sei chiesto perché le aree un tempo abitate in culo di noti furiosi? Non ci avevo mai pensato, ma sì, immagino sia vero. Già, pensiamo sia perché nei loro crani deformi forse Porca sopravvivono puttana, raga. un ritratto di ciò che erano un tempo.
sei stato? È scappato? Oddio, che culo! Perché non parla più, raga? Ma che culo, quello mi sgamava se andava avanti. È scappato così dal nulla. Beh, significherà che alcuni furiosi si svegliano la mattina, fanno la doccia, si vestono, prendono il loro bello orologio d'oro, danno un bacio alla moglie ed escono per una nuova giornata di massacri e merda nei pantaloni. Ma perché i cervelloni perdono tempo con questo schifo? Cioè, io... volevi, Brian. Io penso che se li studiano un motivo comunque ci sarà, dai. Ancora niente. Lo scatolo ce lo portiamo dietro, che mi sta simpatico. Attimi di lucidità, missione completata. 56% il ricordo di Sara. E non possiamo terminare l'episodio così. Dobbiamo fare qualcosa. Vediamo cosa succede, raga. A momenti ci arriva sicuramente una missione. Mark Copland chiama Deacon St. John. Cazzo vuoi, Copland? Che si dice? Niente di che. Un paio di miei uomini sono stati a Monte Oliri l'altro giorno. Ho trovato un rifugio sopra una vecchia torre di vedetta della forestale. Davvero? Sì, signore, così mi hanno detto. Sicuro non fosse abbandonato, ma... è strano. Chiunque vivesse lì si è dimenticato una moto. È anche in buono stato, a quanto pare. Sul serio? Già. Ma non è questa la cosa strana. La cosa strana è che i miei sono tornati di nuovo. La moto era sparita. Inspiegabile, non trovi? Senti, Cop, è una storia brutta, interessante, ma... No, aspetta, ti dico io cos'è interessante. Giurano che quella vecchia moto fosse molto simile a quella che era solito usare Boozer. Ok, fammi capire, Cop. Vi siete inerpicati sul Monte Oliri. Avete trovato una moto che sembrava quella di Boozer e la prima cosa che vi è saltata in mente è stata... Ehi, perché non torniamo indietro a rubarla? Riciclarla, Dick, riciclarla. Vai a fare il culo. Quello è stato il mio secondo pensiero. Il primo è stato... Oddio, raga. Ma va in derapata stanotte. Non lo so, Cop. Appena lo incontro gli dirò che ti manca, ok? St. John, chiudo. Cervi in strada. Beh, ora non dovete più preoccuparvi del traffico. Un gruppo di predoni, merda. Ma... ci sono caduto una volta in imbuscata così, raga. Questi sono vivi. Lo sapevo. Che problema? Oh, ma... porco... ok. Ehi, Deacon, hai un secondo? Come sta William? Non lo vedo da un po'. Key Boozer se la passa come chiunque altro sopravvive. Allora è messo meglio di molti altri. Già. Senti, dovresti tenerlo d'occhio. Che intendi? Beh... se perdi un braccio, devi rinunciare al tuo stile di vita. Non era una gran vita, è di dubito che... Sei un suo amico. L'unico rimasto. Qua ritorniamo un po' sul discorso di prima, raga. L'unico che gli è rimasto. Ritorniamo un po' sul discorso di prima, perché... giustamente lui, che è sempre stato un biker, sempre stato un certo tipo di persona, ora si ritrova senza un braccio, si può dire a non fare un cazzo, ad essere di peso anche per la comunità. Diciamo che giustamente il morale se ne va un po' a puttane. Aspetta, ti apro il cancello. Beh, vediamo, abbiamo un'altra missione principale, adesso vediamo di cosa si tratta, quanto vado alla moto prima. Allora, di benzina siamo messi male, comunque dobbiamo fare il pieno il prima possibile. Allora, la nostra missione principale... dove cazzo è? Mi dava l'indicatore di una missione. Vedi, mi dà 800 metri, ma non lo vedo. Ah, ecco. Oh, dobbiamo andare qui, alla fattoria dei Ron Mike. Ah, forse l'hanno lasciato qui a Boozer a lavorare... Comunque, raga, mi avete detto di... che magari i prossimi episodi di Days Gone li volevate con la webcam. Solo che ormai è una serie che ho iniziato così... e diciamo, porca puttana, ma stilo pivannale, raga, è pieno. Prima non ce n'erano, solo un paio la notte, ma raro. Quindi vi stavo dicendo, solo che il problema è che niente, deve scastarmi con io.
Il problema è che ormai è una serie iniziata così e la vorrei finire così. Però in caso Cyberpunk lo faremo con la webcam, raga. So che sono un figo, no? E quindi voi non vedete altro che vedere uno splendore. Minchia, ora che mi ero fermato per ucciderti, se ne scappa. Dove sto cecchino? Non lo vedo. Mi fai ricaccare l'aria addosso. Minchia, raga, prendere il martello solo per provarlo su di lui. No, guarda. Fammi fare un test. Vergogna! Vergogna! Ma il personaggio, ricordiamo che non picchia le donne. Avrei preferito moltissimo se ci fosse la possibilità di trasportare una tanica sulla moto per averne una di scorta senza restare a piedi come un minchione. E mi sa che forse ci potrà essere. Comunque l'ha fatto vedere Mike questa. Wow, questa è la prima volta che vado qua, raga. Bowser, sta bene? Bowser, come va? Vado a lavorare. Ah, però guarda, okay, già lì stanno mettendo una protesi. Ma non mi ha detto un cazzo. Prio, si parla con Mike e schizzo degli esplosivi. Sì, raga, mi sa che facciamo quella missione lì col tritolo. Sì, dimmi. Sì, allora, non penso se la stia passando molto bene. Lo so, per dire che sono... Sì, anch'io. Quando è passato sembrava... Non saprei. Arrabbiato. Depresso. Cerco comunque di tenerlo d'occhio per assicurarmi che non commetta qualche sciocchezza. Faccio il possibile, ok? Ma io dico, ma perché? Perché? Prova, ci dico. Lui l'apprezzerebbe molto. Infermeria, chiudo. Perdonami, Eddie, se ho staccato così, ma ero praticamente macappottaio. Ok, siamo arrivati e c'ho ancora Copland che scassa il cazzo in radio. Con i suoi discorsi da complottista. Senza preoccuparvi di te, ballavamo al sole, vai a fare il culo. Ho aumentato un pochino il volume del gioco, tra l'altro, raga, perché ho notato che negli scorsi video si sente un po' piano il gioco. Ok, il punto migliore è questo. Non mi convince, Mike. Abbiamo già perso uomini lì. Abbiamo perso chi? Quando? Qualche settimana fa, Torres e Evans cercavano provviste, ti avevo detto che... No, maledizione, non l'hai fatto! Te l'ho detto! Siamo andati a cercarli, ma l'ingresso era crollato, fuori c'erano le moto, ma il posto era invaso, ricordi? Non so neanche se sono riusciti a entrare. Qual è il problema? Stiamo studiando le carte, quelle di Sherman's Camp. Mm-hmm. C'era una miniera in fase di ampliamento. Quindi ci saranno accatastati degli esplosivi? Esatto. Ma Schizzo ha deciso di dirmi ora che ci abbiamo perso due uomini. E questo non l'ho mai detto, Mike. Ma senti, io... Dammi la mappa, recupererò gli esplosivi e cercherò di aiutare i ragazzi. Che diavolo. Tutti fidi di lui, Mike. Ma io no. Dimmi, quanto paga adesso Tucker per una cassa di tritolo? Senti, datti una calmata, lui fa la sua parte. Oh, davvero? E che cosa fa? Oltre a infrangere la pace con i ripugnanti, evitare il lavoro, girare con ricchi tutto il giorno, che cosa fa? Eh? Tu invece che fai, eh? Ti gratti mentre gli altri fanno tutto. Proteggo l'accampamento da predoni, ladri e randagi. D'accordo, ora smettetela. Mamma mia, Schizzo, quanto ti metto un pugnetto tondo al culo. Allora lo accompagni. Ma ricordate questo tutti e due, ricordate. Apparteniamo tutti alla stessa comunità. Sì, vabbè, fallo venire con me, fallo venire con me. Domattina saliamo in moto e andiamo. Partiamo subito. Ora. Sì. Ora, nel pieno della notte. Certo. Sai, finché buio ci saranno meno furiosi nella miniera. Oh, sì, giusto. Visto che non vieni a lavorare, insegui gli elicotteri spia e ora sei un esperto di furiosi, vero? Serve un cazzo di esperto per sapere che i furiosi escono di notte. Scherzo. Ok, va bene. Adesso Dai. Basta. Ok. Ok. Vuoi partire ora? Andiamo ora. Tu mi stai sul cazzo, ma guarda. Questa la tengo io. E te tanta provolo sa mappa. Cristo santo. Ehi, senti, ha avuto i suoi problemi proprio come tutti quanti. No, ha problemi tuttora, no? Che ha avuto. Vado a dire a Torres Evans. Dick, voglio
Voglio solo evitare che gli capiti un altro incidente in quella miniera. Non ti preoccupare, ci penso io a coprirgli le spalle. Sto ancora cercando di capirlo. Ci vediamo quando ritornate. Vabbè. Bravo, dico. Allora, andiamo con sto coglione qua. La puttana di che non si può attaccare dentro di avamposti. Guarda, guida, va. Cortesia. Ah, il palo. Il sogno della doccia calda? Qualcosa del genere. Noi torniamo in mattinata. A dopo, passo e chiudo. Vai a fare in culo, guarda come ti passo. Quindi sono quelle degli uomini di Mike? I miei uomini. Comunque sì. Torres e Evans. Non erano randagi, ma erano stati nell'incubo, li credevo pronti. A quanto pare ti sbagliavi. Sono già state saccheggiate. Maledetti sciacalli sono ovunque. Schizzo, perché non hai recuperato la loro roba quando sei venuto qui fuori a cercarli? Perché attenzione. C'erano troppi furiosi. Ecco perché. Come loro. Solo morti di più. Andiamo. Ma invece chi me lo dice che non è stato lui a ucciderli? Magari per scappare. Chiusi in casse blindate. Speriamo di trovare le copie delle chiavi dentro l'ufficio. Larve maledette. Dio, come odio quei mostri. Su questo siamo d'accordo. Ti do una mano a salire sul tetto. Vai, vai, almeno fai qualcosa. Solo. No, non ho riparato. Tanti saluti. Non ho riparato il coso, raga. Che fortuna che loro non sono tanto. Magari mi ci faccio. Ci metto la lama, anzi, lo facciamo subito. Creiamo. Perfetto. La gamba del tavolo, tutta tattica strong. Qua mi dice che c'è ancora qualcosa, ma dove? Vaffanculo, non l'avevo visto. Magari sono qui le chiavi. Eccole. Schizzo! Problema risolto. Sì, fantastico. Guarda in giro. Vedi se trovi dei razzi. Aspetta, non avevi portato la torcia? Sì, ma le pile sono andate ormai. Diventano sempre più... Li avevo visti dei razzi, dov'era? Soprattutto quelle cariche. No, qua sotto erano dei razzi. Eccoli. Schizzo, ho trovato una cassa di razzi. Sì, prova a forzare la porta, così posso entrare anch'io. Mi vai a fare il culo. I razzi sono qui. Sì. Dammi le chiavi. Intendi queste chiavi? Sì, passamele. Ehi, ho un'idea. Facciamo che tu fai strada fino alle casse e io le apro. Qualcosa in contrario? Nessun problema. Ma non perderle. Certo. Ok. Tra di stare attento. Forse il nostro personaggio ha già capito. Raga, sta missione mi puzza. Ti seguo a ruota. Posso sbagliare, però sta missione mi puzza. Spero di sbagliarmi, onestamente. Ma c'è qualcosa che mi dice che lui è coinvolto, schizzo, sull'incidente di queste due persone. Perché è strano che non abbia appunto riportato nulla di queste persone. Guardate, avevo trovato delle munizioni e sto godendo come un riccio. Oh, fammi prendere il monumento che poi ci devo ritornare. Le miniere della corsa dell'oro. Quindi erano queste qui delle miniere d'oro. Visto, te l'avevo detto. È stretto, ma forse riusciamo a passare. Dammi la mano. Non puoi passare in mezzo, dico, perdonami. Avanti, spingi. Sto spingendo. Prova a fare leva su quella roccia. Oh, ok. Sì, così. A te sembra stabile? Più o meno. Ok, ci stiamo infilando. Vi dico la verità, raga, non mi fido. Abbiamo detto, c'è coglione. Ricorda, non usare la pistola. Non avevi detto che l'area è sicura? Non l'ho mai detto e non scherzo. Se apri il fuoco, rischi di attirare su di noi tutti i furiosi rimasti in zona. D'accordo, ho capito. Cristo. Ok. Mamma mia, raga, mi piacciono queste missioni così. Speriamo che non abbia
Perché sta cosa che voleva la chiave, vuole che io passavo per primo, il fatto che... Alla galleria principale. Dai, di qua. Il fatto che già lui, è, diciamo, sempre la gente gli dà torto, perché lui vuole uccidere Repugnante, Iron Mike no. C'è un altro tunnel, un condotto di aerazione? Secondo la mappa, qui hanno scavato un tunnel di collegamento, ma forse era instabile e l'hanno richiuso. Dove? Di qua. Dove? E qui, eh? Qui? Sì. Sì, direi che l'hanno sbarrato. E quindi? Dobbiamo romperlo? Beh, non sembra il massimo della stabilità. Occhio! Cazzo! Stai bene? Nessun osso rotto. Cazzo, per un soffio. Già. Beh, attenzione. Ora non si torna più indietro. Forza, di qua. Se qua non c'è un'altra uscita, rimaniamo qui. Cosa fai? Secondo te mi oriento con i razzi. Perché? Hai la mappa. Questo posto è un labirinto. Meglio segnare i tunnel che abbiamo già controllato. Ehi, qui. Cosa? Sono i tuoi uomini. Sì. Torres aveva sempre addosso lo stesso maledetto gilet. E io gli ripetevo, non vestirti di arancione, ti farai ammazzare. Ma qui il colore non c'entra. Il suo amico ha perso un braccio, è morto e Torres l'ha mangiato per una settimana. Sei mai arrivato a tanto? Ho superato molti limiti, ma questo no. Già, neanche io. Stai indietro. Non li lascio ai furiosi. Andiamocene in fretta. Sì. Ci sono. Un attimo. No. Vieni, proviamo da qui. E chissà cosa c'è da dire. È piuttosto stretto. Ce la fai? Io non passo le giornate a non fare nulla. Ah, sei simpatico. Andiamo. Ok. Mi sta piacendo, raga, mi sta piacendo questa esplorazione della miniera. Ok, la prima area d'espansione deve essere qui dietro. Se hai letto bene la mappa. L'ho letta benissimo. Visto? Hai ancora le chiavi? Sì, eccole. Lo so, forse non è come pensavo, però ho il dubbio che lui c'entrava qualcosa sugli omicidi dei suoi due uomini. Niente, è vuota. Merda. Oh, mi spiace, non mi credevi. Certo, ti credevo. Andiamo. Forse l'hanno messo tutto insieme. Figli. Controlliamo l'altra. Di qua. Cazzo. Torniamo indietro. Forse ci siamo persi dei tunnel secondari. Troppi forse. Limiti non superati. Anche il titolo della missione. Aspetta, c'è qualcosa che non quadra. Cosa? Di che parli? Noi non siamo arrivati da qui. Cioè? Vuoi dire che i razzi si sono spostati da soli? Già, forse mi sono confuso. Ma... No, appunto, che cazzo stai dicendo? Noi siamo venuti dal passaggio stretto. Che cazzo li ha flanciati sti razzi? Raga, c'è qualcuno, per forza. C'è qualcuno per forza qua con noi, è impossibile se no. Aspetta un attimo, Cristo, questo è il tunnel principale. Cosa? Questo è il tunnel principale, non vedi i binari? Non c'erano quando siamo entrati. Impossibile. Merda, questi sono i miei razzi. Come hanno fatto a... Ma... Raga? Ok, qualcuno vuole fregarci. Forza, di qua. Aspetta, no, aspetta. Non mi fa correre. Cioè, cammina perché non posso correre, raga.
No, c'è qualcosa che non va, raga, qua è strano. Qualcuno sposta i razzi, ma è Che cazzo c'è qui? crollato. Vieni fuori! Fatti vedere! Enzo, metti via quella cosa. Ma che stai dicendo? Sto dicendo che basta un colpo. Uno. E tutti i furiosi di questo cazzo di tunnel ci piomberanno Non addosso. avevi detto che di notte le gallerie sarebbero No, state quello. vuote? Ma che cazzo! Attento! Ma non posso sparare! Oh, cazzo! Porca troia, ha preso le chiavi! Merda! Che Dov'eri? bastardo. Dalle chiavi, dobbiamo inseguirlo! Aspetta, torna Aspetta qui! un Cazzo, attimo. schizzo, sto scappando! Aspetta, lotta tutto, che qua abbiamo sprecato risorse, qua abbiamo il mondo. Ma guarda tu quel bastardo. No, aspetta, di dove cazzo è scappato? Sfacciatelo, non scappare! Aspetta, ci sono delle tracce, magari ci aiutano. Ok, quindi è girato di qui. Guarda le impronte, come le vediamo. Via, stronzetto, rivoglio quelle chiavi! Qualcosa mi dice che mentre lo inseguo c'è il bordello. No, 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 no. Oddio. Ma... Ah, ci fa interagire? Ok, le ho prese. No. Ma sei un coglione. Chi ha saltato in mente? Da notare il colpo in aria, ma va bene. Tocchi di realismo. No, che cazzo fai? Non sparare, coglione. Guarda come sta sparando, raga. Guarda come con una mazza si è partito il critico. Che culo. No, 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 no. Ma porca di quella puttana, schizzo. Dovrebbe essere l'ultimo. Pensi che i tunnel dovevano essere vuoti? Ti ho detto che sarebbe successo se avessi sparato. Che avrei dovuto fare? Lanciare dei sassi? Ho dovuto solo starmi a sentire, cazzo, la prossima volta. Usa questa. Sì, come vuoi. Non c'è di che. Per cosa? Per averti salvato il culo. Se non fossi scappato, non avrei avuto bisogno di te. Sei pronto a finire questa cosa? Sì, sono pronto. Vieni. Porca puttana, ragazzo, sto schizzo si fa odiare ogni Coraggio, minuto non di più. vuoi. Eddie dice che volevano bruciargli i tatuaggi. Sono stati ripugnanti, vero? Arriva il punto, schizzo. Ho parlato con un randagio, si è sparsa la voce. I ripugnanti stanno cercando due membri dei Mongrel. Ne sai qualcosa? Come vedi, ho ancora addosso la giacca. Non ci siamo nascosti, schizzo. Se Carlos vuole Boozer, non avrà problemi a trovarlo. Ma per arrivare a lui, dovrà passare sul mio cadavere. Diglielo, il nostro Armando Prima non si tocca. di rompere la tregua, intendo. Prima di... Sai cosa? Non lo so e non mi interessa. Avevo già ammazzato qualche stronzo ripugnante. Puoi scommetterci le palle. Ma dopo lo scherzo che hanno combinato a Boozer, quegli schizzati sono già morti. Già, ma Carlos è il più matto di tutti, fratello. Non ti conviene finire sulla sua lista nera. Sei sordo. Non mi interessa e non sono tuo fratello. Ricordi cosa ho detto ad Iron Mike? Carlos può anche fottersi. Volevo solo avvisarti. Ormai sei uno di noi, giusto? Sì, ok. Ma non Puoi preoccuparti, aprire sta perché con porta? Boozer sappiamo badare a noi stessi. Adesso si apre la porta, magari un passo in avanti. Ah, devo aprirla io. Perdonami. Bingo. Fa vedere. Grandioso. Almeno il vecchio sarà contento. Cazzo, pesa. Ok, gli esplosivi li Vorresti abbiamo aiuto? presi. Sai com'è fatto il vecchio? Quanto mi... Ci sono. Ci sono. Grazie. Lui pensa che la tregua con i ripugnanti ci proteggerà. La verità è
che a loro non frega un cazzo degli accordi. L'unico motivo per cui non sono calati in massa è che sono occupati a nord a colpire Copland, a Hot Springs. Sì, lo so, ci sono stato. Quindi sai di cosa sto parlando? I ripugnanti arriveranno. E Iron Mike, lui non farà niente. Lascerà che quegli indemoniati rasati a zero ci travolgano come una marea rossa. Scherzo, non puoi saperlo. Dici? Gesù, sono così felice di vedere il sole. Merda, sono d'accordo con te. Oggi è già la seconda volta. Cazzo, fermati un attimo. C'è qualcuno lì. Ehi, una mano. È entrato qualcuno. Ehi, ti sei nascosto? Te la stai facendo sotto? Sì, proviamo. Sì, proviamoci. Oh cazzo, mi sa che sono visti. I miei ragazzi hanno esagerato, lo ammetto. Diventano sempre nervosi da queste parti. Ok, dividiamoci. Proviamo a circondarli. Quella è vostra, raga. Credevo che volessi solo parlare. È un altro nemico, mi sembrava. Affacciati. Bravo. La squadra, noi due. No, vai a fare. Porca puttana. Ehi, volevo dirti una cosa. Quando tu e Boozer siete tornati al campo e Iron Mike vi ha riaccolti a braccia aperte, cazzo. Ho pensato che il vecchio fosse rimbambito. Una mammola. Qual è il punto, schizzo? Il punto è che io e te la pensiamo uguale. Ora mi è chiaro. Anche tu, come me, sai che se Iron Mike non si sveglia, il campo non resiste sei mesi. Ok, aspetta ancora il punto. Senti, so di averti rotto le palle. Lo sappiamo entrambi. Ma... molti hanno visto cosa hai fatto per il tuo amico e il lavoro per l'accampamento. I tempi cambiano, fratello. Quando Iron Mike andrà in pensione, diciamo, io e te potremmo gestire la comunità insieme. Io e te. A capo dell'accampamento. È davvero di questo che volevi parlare? Ehi, che cazzo, ascoltami. Stammi a sentire un secondo. Ho molti amici all'interno del consiglio e sono d'accordo. Molti pensano che il vecchio debba mostrare. Ma stanzate, Ricky non approverebbe mai una cosa ma così. Ma lei è tenera quanto il vecchio, tu lo sai. Infatti si sbaglia. E non è la prima volta. Allora io non sbaglierò. Senti, tutti lottiamo per sopravvivere, schizzo, e lo capisco. Ma ricordi che ti ho detto che non supero certi limiti. Pugnalare un amico alle spalle è uno di questi. Meglio un vecchio di merda che tutto l'accampamento. Dovresti pensarci. Ma vai a fare in culo. Ma guarda, vuole tradire Iron Mike per comandare. Coglio. Dovremmo riferirla, sta con... meglio prevenire è meglio che curare in questi casi, raga. Lui si sbaglia. 6.000 punti esperienza, 400 di fiducia. Boozer l'82 a tuo piacimento. Bere fino a crepare. Guida fino a destinazione. Dobbiamo andare di nuovo qua. Così tatticamente termici. Allora, saliamo sulla nostra moto. Ci penserò su. Dov'è Boozer? Non lo so. Come non lo so? Era insieme a te. Sì, lo era, poi è sparito. Non so dove. Schizzo, che cazzo stai dicendo? Che cazzo vuoi? Senti, ha preso il whisky e ha detto che sarebbe tornato a casa. Non so altro. E tu, pezzo di merda, non hai neanche provato a fermarlo, eh? Ehi, ci abbiamo provato. Ma a volte bisogna farsi da parte e bisogna capire quando uno è al limite. Ma che cazzo stai dicendo? Madonna mia, Boozer, speriamo che non fa una minchiata, raga. Che succede? Boozer, sei lì? Boozer? Sì, Dick, sì, sono qui. Dove sei finito? È ubriaco. Ormai è quasi buio. Alla fattoria.
Braddock. Aspettami lì, sto arrivando. Certo, resto qui. Ho capito, ho capito. È ubriachissimo, è ubriachissimo, raga. Sono alla fattoria. C'è poco da dire, raga, sul doppiaggio italiano in questo gioco, okay, è fatto bene. A me piace un sacco. Secondo Rick. Ehi, dov'è Boozer? Chi? Qui non c'è nessuno. Per oggi la squadra ha finito. No, è ancora qui. Il tipo grosso, con un braccio solo. Sì, ho capito chi intendi. È andato da quella parte, verso la vecchia fattoria. Credevo aspettasse un passaggio. Se lo vedi, digli di restare qui e chiamare me o Ricky. D'accordo, come vuoi. Porca puttana, un albero, cioè un alberello. Boozer! Dove ti sei cacciato, Boozer? Schizzo ha detto che aveva una bottiglia di whisky. No, non è qui. Queste sono le impronte dei suoi stivali, spero. Ecco il whisky. Sì, no, deve essere questa. Ah, bel libro. Una bottiglia di whisky. Vuota. Un attimo. Una confezione di birra. Cosa succede? Cos'è? Ma che cazzo? Richiama gli altri zombie. Zitta, zitta. Sì, niente male. Vorrei dirvi, ma sto mentre straoppe. Boozer, sei qui dentro? Boozer, cosa hai visto? La strada è... Porca vacca, la strada sembra sparita. È come se qualcuno l'avesse spazzata via di netto. La strada è sparita? Sì, è come se qualcuno l'avesse cancellata. Porca puttana, raga. Dai, vediamo cosa è successo e poi ci salutiamo. Quella cos'è? Un'altra bottiglia di birra. Centro. Minchia, raga, mamma mia, sto facendo questa missione con l'ansia. Non voglio che fa cazzata. Mi sto avvicinando, io ho seguito le tue tracce, come mi hai spiegato. Andiamo. Resta dove sei, ok? Tardino per una passeggiata. Dick, come stai, vecchio mio? Boozer, dove vai? A casa. Ecco dove vado, casa. No, non possiamo tornare al Monte Oliri. Non caso che torno al Monte Oliri. Io vado a Farewell. Merda, coraggio, dobbiamo andare. Non ci provare, fratello. No, vuoi fare a botte? Va bene, mettiti in fila dietro di loro. Avanti! Ok. Quindi è così? Forza, vattene, fratello! No, non penso proprio. Boozer? Amico! Boozer? La notte in cui hanno ucciso la tua donna. Che cosa ti ho detto? Giorni. Sì, che cosa ti ho detto, Quando ti ho trovato a metà di una cassa di whisky che ti uccidevi di alcol. Che cosa ti ho detto? Hai preso una bottiglia e te la sei scolata. Era strapiena di whisky e mi hai detto che se volevo bere fino a crepare, tu mi avresti seguito. Perché siamo fratelli. Quindi ti ripeto, Boozer. Finisce qui. Ce ne andremo così. Oh, che puttana. Allora vai più veloce. Oddio. Auto. O meglio, rotta. Le vedo, Boozer. Porca puttana, Boozer, a te il pulsi del cazzo. Mamma mia, oddio. Mamma mia, sono un pilota, raga, sono un cazzo di pilota. Oh, merda, furiosi. Li vedo, Boozer. Guarda quante cazzo di orde. Starei bene? Sicuro. Non vedo l'ora di stendermi in pranzo.
Mamma mia, raga, sudata. Bere fino a crepare, missione completata, campo di Iron Mike. Qua continuano a lamentare. Ragazzuoli, io direi che per questo episodio possiamo salutarci qui. Abbiamo scoperto l'urlatore, abbiamo preso la dinamite. Quindi le missioni si faranno interessanti. Ragazzuoli, io vi saluto, noi ci vediamo nel prossimo episodio con Days Gone. Ciao, bene mie.